Il progetto Anna Amoroso nasce dalla condivisione, nasce da uomini e donne che hanno deciso di metterci la faccia. E in questo progetto, tra le 6 liste a sostegno, c'è anche l'UDC. C'è famiglia, c'è amicizia, c'è fiducia, quella che noi dobbiamo dare ai termitani, quella che noi dobbiamo dare alla nostra comunità, perché bisogna crederci, bisogna credere in un progetto nuovo di rinascita e di riconversione di Termini Merese, che porti veramente Termini alla pacificazione e alla normalità. A Termini Merese abbiamo incontrato tanti amici, tanti volti presi con dove si vedeva l'entusiasmo, la voglia di costruire un progetto nuovo, accanto alla sindaca Amoroso, che è veramente una persona straordinaria, capace e intelligente, e sono convinto che l'UDC sarà un punto di forza per il sindaco e per la vita di questa comunità. Noi partiamo con il nostro progetto, quello dei popolari sturziani, quello di costruire per la gente, costruire per i più deboli, costruire per i moderati, costruire un progetto che veda rinascere la Sicilia, rinascere Termini e rinascere l'Italia. Una mamma molto coraggiosa, molto determinata, con una grande personalità, autorevolezza, quello che serve per gestire una città che ha delle complessità come Termini Merese. E come noi, Democratici Cristiani, ha rimesso al centro della sua iniziativa politica la concretezza. I temi molto seri, quali quello delle fasce deboli, della bellezza nella città, nel rilancio della zona industriale, cioè cose concrete, quello che occorre fare qui a Termini Merese. Quindi la persona giusta, e abbiamo fatto bene noi come UDC a sostenere una donna così coraggiosa e forte come Anna. Anche a Termini parliamo di concretezza e di buonsenso, lo facciamo con lo scudo crociato e soprattutto lo facciamo a sostegno di una candidata sindaco che basta ascoltarla per rendersi conto di quanto è determinata, una persona che comunica ai suoi concittadini in maniera assolutamente chiara e decisa, una donna appassionata. In un contesto dove purtroppo si assiste ad una serie di promesse che arrivano dal governo nazionale, dove stanno mettendo in campo di tutto, io vorrei vedere accanto i video che facevano quando venivano qui a Termini a raccontare le belle storielle di cui ormai non si sente più parlare. Ora ci risiamo, in campagna elettorale tornano di nuovo in forza, torno di nuovo in carica pensando che la gente possa essere presa in giro. Per carità, il reddito di cittadinanza è una misura di assistenza che può starci anche nei momenti difficili per lo sviluppo di un paese, ma bisogna poi passare concretamente ad azioni che producano lavoro. Di questo ha bisogno Termini e questo noi vogliamo mettere in campo con lo scudo crociato. Allora,